E siamo giunti a sud di New York. C'è la signora Mari che vi ascolta. Bene. Anselma. Un bel film da vedere. Mi ha divertito moltissimo. Elena Bonelli, secondo me, è una forza della natura, e la nostra Fioretta Mari è la chicca che avremmo visto, che voluto gentile. Vedere molto di più, ma mi ha spiegato che, siccome è docente di commedia dell'arte all'Istituto di Strasberg di New York, lei non ha potuto fare più di un cameo. Comunque il film è divertente, ricorda, è come un omaggio ai musicarelli degli anni 70 con Morandi, Patti Pravo, un po' pazzotica, è divertente, una colonna una sonora di Luca Napoletano, due giovani esordienti e, come ho detto, una storia tra la Puglia e New York, molto colorato alla Roberta Torre, diciamo un piccolo omaggio a Roberta Dario Torre. Sì o no? Ni, allora ni, basta, va bene però così. Nel senso, è un film divertente, però è un continuo corpo a corpo tra chi racconta la storia, opera prima, opera prima, d'accordo, però insomma è un continuo corpo a corpo con il luogo comune. Ogni tanto riesce a, come dire, irride il luogo comune, a distaccarsene, a divertirsi sul luogo comune, ogni tanto ne rimane vittima. Nei momenti in cui ne rimane vittima è il no, nei momenti in cui riesce a distaccarsene e a ironizzarci sopra è il sì. Massimo Bertarelli? Sì, a me non è dispiaciuto, è spiritoso, è divertente, molto autoironico. Ecco, l'unica nota stonata, secondo me, è quel finale zuccheroso che rovina un po' tutto. Sentiamo il pubblico, uscita sala. Ecco. È morto zio. Ma tu dici quell'unico zio tuo di cui tu sei l'unica nipote e che lui è il proprietario dell'intero paese che lascia tutto, sì, a te? È morto zio! Bello, bello, ci è piaciuto. Sì, sì, mi è piaciuto. La recitazione e la musica sono belle. Leggero, ma si può vedere. Lo consiglierei. Il film è carino e lo consiglio soprattutto perché ama New York. Troppo banale, non mi è piaciuto. Eh no, questo sta male veramente, dice cose senza senso. Forse c'ha avuto un trauma cranico. Da bambino, infatti è da allora che dice stronzate. E ora procediamo in modo molto, ma molto veloce. Posso abbiamo ancora dire una cosa? Prego, sola. Signora Mari. Io stasera ho sentito degli argomenti interessantissimi. Abbiamo parlato della raccomandazione, che è una piaga che ci sarà sempre. Purché non si raccomandino i medici, perché ci ammazzano. Perché le raccomandazioni ci saranno sempre. Però molti figli d'arte hanno dimostrato di essere bravi. Poi abbiamo parlato degli anziani. Non è finito, dobbiamo ancora parlare. Dico fino adesso, visto che parliamo a sud di New York, una cosa, il merito bisogna darglielo da Elena. Se l'è prodotto, se l'è diretto, se l'è interpretato e se lo sta anche distribuendo. Almeno questo, in un momento di crisi, diamole questa. È una buona notizia. Allora, offside.